leggevo Zagor o Mister Nomi, chiedevo: ma chi è questo Guido Noritta così bravo che riesce così a farmi incantare di fronte a queste storie? Quanti libri ha letto? Quanti posti avrà viaggiato per conoscere tutte queste cose? Potessi io essere come lui, dicevo, io da grande voglio fare Guido Noritta, ma non soltanto volevo scrivere fumetti, volevo scrivere Zagor. Nel 2021 io ho festeggiato i miei 30 anni alla scrittura delle storie di Zagor. In realtà sono un po' di più, perché io ho cominciato a scrivere qualche anno prima della mia prima storia uscita in edicola. Una bella storia matrimoniale, no? È come stare per 30 anni con la stessa moglie, uno si chiede: ma come mai ci siamo scelti? Cosa abbiamo visto ciascuno negli occhi dell'altro? Come nelle storie d'amore, forse la risposta non c'è, cioè è un'alchimia che non ha spiegazione. Sergio Bonelli, che io posso dire con assoluta franchezza, è l'uomo che mi ha salvato la vita. E lui aveva il fiuto nel riconoscere la sua stessa passione anche negli altri, e l'ha riconosciuta in me, e non soltanto mi ha dato modo di scrivere Zagor, ma mi ha anche chiamato a lavorare in ufficio insieme a lui. Ci assomigliamo come carattere. Credo che di essere una persona sorridente e positiva come sorridente e positivo Zagor, credo di essere una persona disposta ad ascoltare le ragioni di tutti come fa Zagor, credo di pormi dei problemi, cercare di non subito essere manicheo nell'attribuire torti e ragioni in assoluto subito di primo acchito. Magari c'è da fare un'indagine, c'è da pensarci, c'è da rifletterci, c'è da vedere se si può essere accomodanti per qualche cosa, e questo Zagor sicuramente è. Quindi è un personaggio positivo, sorridente, empatico. Mi piace questo disegno di Gagliano Ferri perché mostra Zagor per com'è, cioè sorridente. Un eroe sorridente, un eroe positivo, un eroe che crea empatia con il lettore, un eroe che sa essere duro ma poi sa anche sciogliersi in un sorriso. Empatico significa che quando incontra le persone si mette subito in rapporto d'amicizia con queste persone, cerca di capire, cerca di entrare in comunicazione, e questo è un atteggiamento che mi assomiglia. Tea Bertasi Bonelli, la mamma di Sergio, da sola, avendo un figlio piccolo Sergio, divorziata dal marito che aveva preso un'altra strada, che faceva soltanto l'autore, è riuscita a portarla avanti, a farla crescere, fino al momento in cui Sergio era abbastanza grande da poter prendere le redini. Giovanni Luigi Bonelli, uno scrittore prestato al fumetto e mai più restituito, come diceva di se stesso, un uomo veramente una roccia, Tex Willer era lui, è quel tipo d'uomo che insomma sa lui come sistemare le cose, senza dubbio, senza esitazione, con il pugno fermo che serve, Tex era veramente lui. In questo era diverso anche dal figlio Sergio. Il figlio Sergio infatti scriveva storie di personaggi più problematici, no? con più angosce esistenziali, con più dubbi, con più riflessioni. Era anche uno che faceva tanti viaggi, Sergio, quindi era abituato a incontrare le persone, a parlarci, a sentire le ragioni di tutti. E quindi i suoi personaggi sono personaggi in ascolto, che se vincono, vincono anche soffrendo, e a volte sono sconfitti, e quando poi invece vincono loro, sconfiggono il cattivo, però hanno sempre il rispetto di quello dell'avversario sconfitto e concedono all'avversario l'onore delle armi. Questa è una tavola di Mister No. Il disegnatore Roberto Riso riesce a decifrare le indicazioni scarabocchiate da Sergio e a renderla una tavola che funziona, e quindi dimostra come Sergio effettivamente avesse in mente la tavola prima ancora che fosse disegnata, come dovrebbe fare qualunque sceneggiatore. E lui, facendo questi semplici schizzi, ecco, ottiene dal disegnatore una perfetta complicità e ottiene la tavola che funziona. Zagor vive avventure di ogni tipo, non è legato a un genere particolare, non è un fumetto western come potrebbe essere Tex, che è quasi sempre un Tex molto classico. Zagor può
cambiare scenario a piacimento, no? Una volta un'avventura sul mare, una volta un'avventura nella foresta, nella palude, nel deserto, sulle montagne, a volte ci sono i soldati e gli indiani, a volte ci sono i mostri, l'invasione aliena, i vampiri, i zombie. Quindi non si sa mai nell'avventura successiva quale sarà il tipo di avventura che Zago vivrà. E questo mi assomiglia molto, io sono una persona che non mi piace essere legato soltanto nelle mie letture, nelle mie visioni di film a un solo genere. Mi piace la contaminazione fra i generi e questo Zagor è il fumetto della contaminazione in assoluto e questo mi dà un grande piacere, anche come autore, oltre come lettore anche come autore, perché posso permettermi di spaziare attraverso tutti i generi. Infatti a volte mi chiedono: se dovessi fare un personaggio tuo, come lo faresti? Ma io ho già il personaggio mio, è Zago, perché Zago mi permette di realizzarmi in tutte le mie possibilità espressive, in tutti i miei desideri. Se voglio scrivere una storia di fantascienza, Zago mi permette di scrivere. Voglio scrivere una storia western, Zago mi permette di scrivere una storia western. Voglio fare un viaggio per mare, Zago me lo permette. Quindi Zago è il mio personaggio. Poi non parliamo di Chico, vero? Perché Zago ha questo suo compagno d'avventura che permette di mescolare l'umorismo con qualunque altro genere, di stemperare le situazioni troppo drammatiche, e io sono innamorato di Chico. A volte si parla con i lettori di Tex e il lettore di Tex più tradizionale, più classico, dice: a me Zago non piace perché c'è Chico, no? Perché come dire, il western deve essere serio, ci deve essere l'eroe cupo, ci deve essere la sparatoria, ci deve essere il sangue, la polvere e la morte. Chico cosa c'entra? Beh, Chico c'entra perché Chico è l'essenza di Zagor, Chico è la volontà di addolcire le situazioni troppo drammatiche, di stemperarle, e inoltre rappresenta anche il punto di vista del lettore. Cioè, se Zagor deve correre in una casa in fiamme per salvare una persona che c'è all'interno, Chico dirà, come direbbe il lettore se Zagor fosse accanto a lui: non ci andare, ormai non c'è niente da fare, la persona dentro ormai è morta. E Zagor dirà: no, ci vado. Quindi, avendo il punto di vista del lettore, che è quello di Chico, il lettore è Chico, cioè quello che non è l'eroe, Zago si dimostra ancora di più eroe. Quindi la presenza di Chico è un'altra delle cose che mi assomiglia molto. Per scrivere fumetti serve un dono, e è quello il dono dell'affabulazione. Io non so raccomodare una lampadina, non so ballare, non so scalare una montagna, non so fare tante cose, però so raccontare storie. Poi uno si chiede sempre: ma le idee non mancheranno mai? Io avevo il timore inizialmente, all'inizio della mia carriera, di rimanere senza idee, cioè dopo aver fatto la prima storia uno dice: una l'hai fatta, due le farai, ma come fai a farne per 30 anni? Quindi la mia paura era rimanere, a un certo punto avrò esaurito la fantasia. Bene, questa paura non ce l'ho più perché so che magicamente da qualche parte le idee vengono, anzi io dico che non è l'autore che cerca le idee, ma sono le idee che tendono agguati all'autore e gli balzano addosso quando meno se lo aspettano. Qualunque cosa può dare un'ispirazione, un film che si è visto, un romanzo che si è letto, una conversazione con gli amici, una notizia al telegiornale. A volte faccio l'esempio del fatto che sento al telegiornale che ci sono gli incendi in California e io penso: beh, se bruciaste la foresta di Darkwood, ma va bene, brucia la foresta di Darkwood, ma perché brucia? Per un incendio scaturito da un fulmine o c'è qualcuno che ha appiccato un incendio doloso? Beh, è certamente più interessante che ci sia qualcuno che appicca l'incendio doloso. Va bene, ma questo incendio doloso perché? Qual è lo scopo dell'incendio? Beh, mettiamo scacciare una tribù da una certa zona della foresta. Chi è che vuole scacciarla? Per quale motivo? Beh, insomma, e poi di fronte a questo incendio, Zago come si comporterà? Come potrà pensare di spengerlo, di domarlo? Insomma, uno si crea delle domande e si dà delle risposte. E qui siamo di fronte a un altro maestro, perché io ho parlato di Guido Nolitta, ma ci sarebbe da parlare a lungo di Galliano Ferri. Non lo considero mio come fosse un secondo padre, ma come fosse una seconda mamma, perché era materno nei miei confronti. Abbiamo fatto insieme un sacco di incontri con il pubblico, sono andato a trovarla a casa sua, sono stato ospite a casa sua, lui mi faceva... Insomma, eravamo veramente due cuori e una capanna, come Zagor e Chico. E questa è la copertina dell'originale, la copertina originale del primo album di Zagor nella collana Zenith. E io tutte le volte che la vedo esposta, perché questa viene dalla redazione, è esposta accanto alla porta d'ingresso della stanza di Sergio, dove quando Sergio aveva, insomma, era lì che lavorava, c'è suo figlio, e io ogni volta la vedo, ma mi perdo a vedere i tratti del pennello
penso sempre alla magia, no? Di vedere questo disegnatore, come l'ho visto tante volte, che faceva una traccia a matita molto essenziale, molto labile, molto leggera. Cioè la matita di Ferri era una matita pochissimo definita, era più che altro un ingombro, qui c'è la testa, qui ci sono le braccia, e poi prendeva il pennello, intingeva il pennello nel calamaio e da questo pennello nasceva il disegno finito, soltanto con un pennello solo, cioè nel senso se premeva di più la punta delle setole il tratto si allargava e diventava un tratto bello grosso. Se l'alzava la punta rimaneva soltanto con un pelino, faceva il segno sottilissimo. E quindi dalla sua mano, da come premeva sul cartoncino, come sollevava la mano, nasceva Zago. La fabulazione deve essere anche favorita dal fatto che uno ha letto tantissimi fumetti, poi tantissimi fumetti di Zago. Quando si presenta qualche aspirante sceneggiatore, la prima cosa che cerco di chiedere è: ma te hai letto Zago? Quanti ne ha letti? Sei abituato a ragionare come lui? Pensi come Zago? Parli come Zago? Se hai letto tanti Zago, alla fine ti viene una storia in cui Zago si comporta da Zago. Se non hai letto Zago, il tuo eroe si comporterà come un eroe del cinema magari, o come faresti te personalmente, ma non si comporterà da Zago. Quindi la combinazione magica è l'idea, la lettura di tanti Zagor, il dono della fabulazione che ti permette di organizzare la storia nel migliore dei modi. Poi uno parte con un progetto, che è un progetto di massima, ma che si può cambiare nel corso della storia, perché se io comincio a scrivere una scena e poi mi rendo conto che c'è una strada migliore da imboccare rispetto a quella che prevedevo di fare, e beh io cambio strada e vedo dove mi porta la storia. Il fatto di essere controllore di me stesso, cioè il curatore della serie che corregge anche se stesso, non vuol dire che io mi faccio andare bene qualunque cosa, sono estremamente severo, perché penso sempre: io sarò valutato per quello che faccio, per quello che scrivo, non posso prendere la strada troppo facile, essere troppo prevedibile, fare troppo déjà vu, questa cosa si è già vista, questa si è già detta, bisogna cercare un'idea più brillante, no? Una soluzione diversa, qualcosa che sorprende il lettore perché non è proprio così del tutto prevedibile. E quindi sono il contatore di me stesso, ma sono un contatore abbastanza severo. Zago non è esattamente un western, è un eastern, cioè siamo nelle zone dell'ultimo dei Moicani, non siamo nel sud-ovest texiano, però ci sono gli indiani. Però vediamo che c'è questo robot, che è un elemento di fantascienza. Sergio Bonelli l'aveva preso da una storia di Brick Bradford degli anni 30, che si chiama The Metal Monster, il mostro di metallo, dove Brick Bradford nella sua avventura affronta uno scienziato che ha costruito appunto un robot gigantesco, quindi l'elemento di ispirazione è Brick Bradford. Però qui c'è una palizzata, questa palizzata ricorda King Kong. Ferri aveva veramente il senso della copertina. Un lettore come potevo essere io, che andava in edicola e si trovava di fronte a una copertina come questa, diceva: oddio, devo avere quell'albo. Il professor Helling ha esattamente le sembianze di un altro personaggio dei fumetti degli anni 30 che si chiama Virus, che Sergio Bonelli da ragazzo aveva letto. Però quello che viene fuori non è che uno dice: beh, ha copiato. No, perché la mescolanza che è riuscito a fare tra Brick Bradford, King Kong, Virus e il suo talento ottiene un prodotto assolutamente nuovo, memorabile, originale, e è la contaminazione tra i generi che caratterizza Zago. I nemici sono la ricchezza di un eroe. Se l'eroe dovesse affrontare soltanto le mezze calzette non sarebbe un eroe. Quindi più sono grandi i nemici, più è valoroso l'eroe. Zago da questo punto di vista è messo benissimo, perché in 60 anni di avventure ha incontrato nemici i più diversi e alcuni veramente epocali e clamorosi, insomma, dal professor Helling è il primo, ma possiamo dire Super Mike, il vampiro Bracosi, Gandrax il mago, possiamo dire Dalma la strega, l'uomo lupo, piuttosto che gli acroniani, piuttosto anche nemici più tradizionali, nel senso senza poteri magici. Per esempio uno di questi è il nemico che ho creato io, uno dei nemici che ho creato io, Mortimer, che non ha nessun superpotere, anzi non ha nemmeno nessun talento da combattente, e quindi uno si chiede come mai un nemico che non sa fare a pugni, che non spara con la pistola, che non ha un superpotere possa mettere Zago in difficoltà, perché Mortimer è un genio del crimine e Zago si trova spiazzato perché deve ragionare in maniera più intelligente di lui. E quindi ecco, secondo me, senza voler togliere niente all'uomo tigre di Nolita, al re delle aquile o a questi personaggi
creati da Novita. Il personaggio che trovo più intrigante è proprio Mortimer, perché porta Zagor su un terreno diverso dal solito, il terreno dello scontro con una, sul piano dell'intelligenza. Il vampiro non si vede, ma è come se si vedesse. Zagor lo sta guardando e con i suoi occhi noi lo vediamo, ma siamo noi che vediamo Zagor e che proiettiamo l'ombra del vampiro sulla parete. Un sacco di interviste, Jovanotti ha parlato del suo amore verso Zagor, del suo desiderio di farsi tatuare l'aquila, ha spesso indossato la maglietta di Zagor, ha fatto foto e interviste con gli Zagor sulla sua, insomma, si sa che Jovanotti è un grande appassionato di Zagor. A un certo punto arriva una telefonata in redazione in cui Jovanotti chiede se si può fare una specie di operazione per cui lui è protagonista dell'avventura di Zagor e fare un albetto distribuito gratuitamente ai lettori di Zagor e anche agli spettatori dei suoi concerti. E quindi abbiamo pensato, con un testo, con un soggetto di Michele Masiero, una sceneggiatura mia e i disegni di Walter Venturi, di far vivere un'avventura in cui Jovanotti, che si appisola durante una pausa di registrazione di uno dei suoi dischi, sogna di incontrare Zagor e di vivere un'avventura con lui nella foresta di Darkwood. Non è soltanto Jovanotti però che ama Zagor, ce ne sono altri. Per esempio Luciano Ligabue ha dedicato a Zagor una canzone che si chiama Freddo cane in questa palude. Eros Ramazzotti, Max Pezzali, gli 883, scrittori famosi. Zagor ha lasciato il segno in un sacco di persone. Esiste una canzone che secondo me è legata a Zagor, che fa scattare una molla dentro di me, per cui dico questa canzone è la colonna sonora di Zagor. Le risposte sono due. Da una parte abbiamo un intero album musicale che si chiama Zagor King of Darkwood, inciso da un rocker emiliano che si chiama Graziano Romani, che è un grande appassionato di Zagor. Un album musicale rock, cioè non sono le canzoni, le sighe di cartoni animati, sono proprio brani alla Bruce Springsteen. Chi conosce Elio e le Storie Tese sa che lui è il cantante di Christmas with the Yours insieme agli Helios. E quindi esiste questo disco dedicato a Zagor, Zagor King of Darkwood. Ma se dovessi dire, la canzone che secondo me più assomiglia a Zagor è una canzone dei Pooh, che si chiama L'ultima notte di caccia. Batte il suo tempo sempre esatto, il forte tamburo del petto. Cuore di guerra sempre attento, cuore di quercia nel vento. In realtà sono sempre partito dall'idea di rispettare la tradizione, no? Quindi mi sono partito dall'idea di essere, mimetizzarmi con Nolita, cioè di non essere riconoscibile all'inizio della carriera. Pensavo che i lettori si aspettassero storie scritte come Nolita e che non si dovesse riconoscere che ero io. Poi alla fine prendo padronanza del personaggio sempre di più, di come si gestisce, e ho cominciato a introdurre delle novità. Per esempio l'incontro con personaggi storici. Zagor vive in un universo che non è il nostro. Si può quasi pensare che Darkwood sia una foresta incantata e che tutto intorno ci sia la realtà storica. Appena Zagor esce dalla foresta incantata, entra nella storia e può permettersi di incontrare, per esempio, Charles Darwin, Alexis de Tocqueville, il presidente Jackson, il famoso indiano Sequoia. Quindi questi incontri con la realtà, quanto sarebbero stati apprezzati dai lettori? Io non lo potevo sapere, però invece poi ho scoperto che sono stati abbastanza apprezzati e addirittura hanno dato anche origine a degli studi, a dei saggi, alcuni articoli che sono stati scritti da dei professori universitari sul mio incontro fra Zagor e Charles Darwin, per esempio. Quando i lettori di Zagor negli anni 70, nel 75 per la precisione, si sono trovati di fronte a Zagor che bacia una ragazza, tutti rimasero a bocca aperta. Zagor bacia una ragazza, il famoso bacio di Frida. Era un segno anche del personaggio che si evolve nel tempo, no? Perché è nato negli anni 60, in un periodo in cui non era previsto che l'eroe del fumetto avesse una storia sentimentale, meno che mai sessuale, figuriamoci. Ecco che invece a un certo punto Nolita crede che la maturazione del personaggio e il mutare dei tempi, l'eroe non si lega a nessuno in particolare, però qualche movimento del cuore ce lo può avere, qualche desiderio, qualche pulsione anche sessuale ce la può concedere ogni tanto, e quindi nel corso del tempo io stesso peraltro ho fatto vivere delle avventure anche sentimentali a Zagor, però partendo sempre da questo modello di Guido Nolita che risale al 75.
Un altro elemento che ho portato è stata la prima volta in cui Zacora ha affrontato il tema dell'omosessualità, con una storia di Franco Saudelli inserita nella miniserie che si chiama Zacora Dark Novel. C'è una storia in cui Zacora aiuta una coppia di giovani gay ostacolati dal padre di uno che a un certo punto fa picchiare a morte l'amico del proprio figlio. Zacora in realtà non è che si pone dei problemi, trova una persona ferita, una persona che è stata picchiata quasi a morte, l'aiuta come aiuterebbe qualsiasi altro personaggio, però si affronta il tema quando poi si scopre che il motivo del pestaggio è questo. Beh, abbiamo rotto un bel tabù. Al di là del fatto che Zacora è un personaggio fantastico, però c'era dietro un grande sforzo di documentazione anche rispetto ai tempi in cui furono fatte queste prime storie. Adesso poi ne parliamo a tempi di oggi dove ogni cosa deve essere documentata, e mi pongo il problema, per esempio, se si cita la canzone O Susanna, mi chiedo se ai tempi di Zacora già esisteva, scoperta, non esisteva, e quindi non la facciamo cantare. In una storia in cui compaiono i Seminoles sono fatti con degli abbigliamenti, delle acconciature, dei costumi molto diversi da quelli degli indiani delle praterie, tipo gli Cheyenne, Sioux. Beh, non era così prevedibile il fatto che degli indiani fossero raffigurati in modo diverso rispetto all'iconografia tradizionale che i lettori riconoscevano, ma fossero raffigurati esattamente come erano, popoli delle paludi che avevano costumi pittoreschi diversi dal solito. Quindi Nolita si documentava. Ma questa storia qui, ambientata ad Haiti, è un viaggio che Zacora fa nell'isola d'Haiti, l'isola della magia, l'isola degli zombie. Ecco, ci presenta appunto degli zombie, ma non sono gli zombie di Romero. Non sono zombie horror, sono esattamente gli zombie della tradizione del voodoo. Sono dei morti risvegliati che obbediscono agli ordini di uno stregone, e il stregone li indirizza per fare le sue vendette contro i nemici, mettiamo. È tutto estremamente documentato. Non si cerca l'effettaccio splatter, l'effettaccio horror gratuito fino a se stesso, ma ci si basa su leggende, folklore, storia, studi della cultura dei popoli, antropologia culturale, si potrebbe dire. I lettori di Zacora sono molto legati al tipo anche di espressione del viso, alla fisionomia del personaggio, e un disegnatore di Zacora viene giudicato non soltanto sulla base del suo talento di disegnatore, ma anche proprio nel modo in cui si approccia all'esempio di Galliano Ferri. Si può perdonare tutto a un disegnatore, ma non gli si può perdonare il fatto, per esempio, che i lineamenti di Zacora non assomiglino a Ferri. Quindi a chi affidare le copertine di Ferri dopo la morte di Ferri? Beh, sono contento di avere di aver portato a questo risultato un disegnatore che era considerato un outsider, cioè quando si pensava a chi potesse essere, si facevano tanti nomi, ma pochi forse avrebbero scommesso su Alessandro Piccinelli, che invece secondo me è stata una scelta vincente, perché riesce a essere tradizionale e innovativo al tempo stesso, senza essere il clone di Ferri, ma senza nemmeno distaccarsene del tutto. Galliano Ferri è uno, come lui c'è soltanto lui, però anche per rispettarlo, rispettare il suo lavoro, bisogna seguire la sua lezione senza per forza fargli il verso, no? E Piccinelli ci riesce. Piccinelli presenta alcuni schizzi dopo aver letto le tavole della storia. Magari se ne parla un attimo con me, si individuano le scene che potrebbero essere più interessanti, però propone 2, 3, 4 schizzi. Per esempio, una possibilità rispetto a questa storia, che è la storia della Banshee, una strega della tradizione irlandese, poteva essere la Banshee inquadrata così, come si vede in questa prima copertina, o poteva essere inquadrata così, come si vede in questa seconda prova di copertina. Sono matite, schizzi molto già precisi, perché Piccinelli, diversamente da Ferri, è preciso anche nelle sue matite. Quindi quale si sceglie? Questa o questa? Riunione in redazione fra me e il direttore, e scegliamo questa. Scegliamo quella del vortice, e questo è l'effetto finale dell'album. La nostalgia va bene, ma è appunto una nostalgia, è una nostalgia di qualcosa che ci ha appartenuto, qualcosa che ci farà compagnia tutta la vita, però poi la vita va avanti, bisogna anche cercare di vivere nel presente, bisogna cercare anche di accontentare chi ha gusti diversi, chi è nato in anni diversi. Spesso il lettore troppo nostalgico guarda soltanto il proprio ombelico, no? E si ricorda soltanto del proprio passato, delle proprie gioie dell'infanzia, e non si rende conto che però c'è anche un mondo intorno, fatto da altri lettori che hanno avuto altre letture, altre infanzie, altri.
ci sono editori di Zagor che hanno conosciuto Zagor già soltanto in epoca post-nolittiana, poi magari hanno recuperato. Non ci sono soltanto quelli come me della vecchia guardia dove vivono negli anni 70, ci sono anche quelli che sono arrivati negli anni 80, negli anni 90, negli anni 2000. Io parlo con uno e mi dice, ma questa cosa deve essere fatta così. Parlo con l'altro, no, deve essere fatta così. Perché non fate Zagor supereroe? Perché non lo fate come era negli anni 60? La difficoltà anche come curatore di testata, come autore, come qualcuno che ha la responsabilità di mandare in edicola l'albo, è quella di accontentare tutti il più possibile, sapendo che non sarà possibile accontentare tutti, però cercando di mediare tra i gusti del pubblico. L'aspetto del mostro, Uomo Lupo, ricorda esattamente i film in bianco e nero degli anni Lon Chaney, si chiamava Uomo Lupo, per i lettori degli anni 60 aveva questo aspetto qui, perché al cinema si vedeva così. Quando abbiamo fatto Uomo Lupo noi, in tempi più recenti, noi parlo dello staff di Zagor attuale, l'Uomo Lupo però adesso per l'immaginario collettivo ha un altro aspetto, non? E quindi abbiamo cambiato, tenendoci al passo con i tempi, ma sempre prendendo la Nolitta dalla grande lezione di come si fa a ispirarsi a qualcosa di cinematografico, letterario e adattarlo a Zagor e renderlo perfettamente zagoriano. Quando vado nelle scuole, perché mi chiamano a parlare di fumetto, a parlare del linguaggio nel fumetto, della storia del fumetto, in scuole di ogni ordine e grado, sono stato nelle scuole materne a parlare con dei bambini di 4-5 anni, sono stato dall'università a parlare con degli studenti. La differenza principale fra i ragazzi di oggi e i ragazzi che eravamo noi che nati negli anni 60, 70, 80, è che noi leggevamo fumetti, tutti, cioè se qualcuno fosse entrato a fare delle domande nella mia classe degli elementari o anche delle medie dicendo chi di voi legge fumetti, tutti avrebbero alzato la mano, più o meno tutti. Il problema era chi leggeva il Comandante Marco piuttosto che Diabolik, piuttosto che il Grande Black, piuttosto che Zagor o Tex o Alan Ford, non so. Oggi se uno va in una classe e chiede che fumetti leggete, alle mani le alzano in uno, due. Le edicole sono passate di moda ai loro occhi, e questo è un grande peccato, perché l'edicola era una miniera di suggestioni e di stimoli. Io ho passato la vita con il desiderio di andare in edicola e ispezionarla tutta a raggi X, cercando il fumetto che poi uscendo mi rimaneva appiccicato alle mani. Oggi non è più così, i ragazzi non vanno più in edicola, si informano in un'altra maniera. Cosa noto? Noto che innanzitutto quando poi gli parli di fumetti, gli spieghi, li fai vedere, li mostri, le copertine di Ferri, che io si fa notare l'abilità del disegnatore, rimangono tutti a bocca aperta e tutti dicono mamma mia, vorremmo anche noi leggerla, vorremmo. Quindi se gli se ne parla, i ragazzi sono molto ricettivi. Manca l'abitudine a leggerli. È la terza generazione, no? Dopo Giovanni Luigi Bonelli, Sergio e Davide, che ha avuto questa enorme eredità, l'ha raccolta nel migliore dei modi, perché la sta portando, la casa editrice, verso nuovi traguardi, verso territori finora inesplorati. Mentre una volta bastava uscire in edicola con un albo e il ragazzo che andava in edicola lo vedeva, fatalmente, poteva non comprarlo, ma lo vedeva, oggi bisogna farglielo vedere attraverso i social, attraverso internet, e questa è la strada. Ecco perché dico che Davide Bonelli ha fatto una grande scelta nel fatto di rendere la Bonelli una media company, perché si va a cercare a casa loro quelli che non vengono a casa nostra e che non vengono in edicola. È chiaro che Zagor resta un fumetto degli anni 60 e che ha un pubblico che è cresciuto leggendo Zagor, quindi chi è nato negli anni 60 come me, cresciuto leggendo Zagor, oggi ha 60 anni. Non vedo così sbagliato l'idea del fatto che noi ci si rivolga a questo tipo di pubblico qua. Non è che per forza si deve fare un fumetto per bambini, per ragazzini, noi dobbiamo continuare a proporre il nostro eroe. La possiamo aggiornare, la possiamo rendere più attuale, far vedere appunto disegni più moderni, situazioni più attuali, citazioni di film e di fumetti. Però il nostro personaggio è quello, non lo dobbiamo rendere, trasformare in un manga. Dobbiamo continuare a proporre Zagor e sperare che questa proposta di Zagor continui a fare breccia, come fa breccia in tanti. Naturalmente questi tanti sono quelli disponibili a leggere il fumetto e non sono più tanti quanti erano noi ragazzi di una volta. Quindi ci stiamo avvicinando a un prodotto diffuso ma più di nicchia, sapendo bene che ci sono tante altre proposte. Una volta c'erano soltanto i fumetti che intrattenevano i ragazzi, adesso ci sono le serie TV. Zagor potrà diventare una serie TV.
credo che Zago sarebbe molto adatto a fare dei cartoni animati. Penso che una serie di cartoni animati in cui Zago incontra, affronta l'uomo lupo piuttosto che gli extraterrestri nella foresta di Darkwood avrebbe successo presso un pubblico giovane. Zago poi nasce con un volto cinematografico, quello di Robert Taylor. Ferri ha sempre raccontato di essersi ispirato a quest'attore. Io vorrei essere esentato dalla responsabilità di occuparmi di un'eventuale trasposizione di Zagor al cinema. Questo non perché un eccesso di per falsa modestia, credo che i film li debbano fare i cinematografari. Il mio lavoro è fare sceneggiatore di fumetti, credo che si debba chiedere a uno sceneggiatore di cinema o un regista di film di fare bene il suo lavoro come io cerco di fare bene il mio quando scrivo fumetti.